Buonasera a tutti carissimi amici e amiche. Dico buonasera perché sono le 8 di sera e non avrei mai pensato di fare un video a quest'ora, oltretutto un video molto improvvisato, come vedrete, non ho preparato nulla, vedete, non ho con me i miei soliti fogliettini. E ecco, questa è la vigilia di Natale e non avrei mai pensato di alla fine di trovarmi sola a quest'ora. E le persone che dovevano passare il Natale con me mi hanno dato buca, diciamo così, e forse era il mio karma, aveva previsto che avrei dovuto passare questa serata con voi. Ho cercato anche di fare uno streaming, un live, ma non ci sono riuscita. E prima o poi però ce la farò. E allora, dunque, io non amo il Natale e tra l'altro per me la Natività di Gesù Cristo significa ben poco. Come sapete, il mio canale non è un canale di matrice cattolica. Ecco, quindi per me il Natale significa ben poco. E anzi, mi dà fastidio vedere tutta la gente che si affaccenda a comprare roba da mangiare, regali, altro, confusione, traffico, eccetera. E, ecco, per cui adesso, essendomi ritrovata da sola, con un po' di angoscia e un po' di tristezza che sempre il Natale mi crea, e ho pensato di andare nella mia camera segreta e leggere alcuni versi del Dhammapada, questo bel libro che a volte io apro a caso quando mi sento un po' giù di morale e ne leggo dei brani, traendone un piacere e una forza incredibile. Allora ho pensato: ma perché non farlo? Non farlo con voi invece che farlo da sola? E quindi eccomi qui. Adesso prendo gli occhiali perché c'è una scarsa illuminazione, non ci vedo benissimo. Ecco, quindi prendo i miei occhiali da vista e insieme facciamo questa piccola lettura. Allora, il Dhammapada risale al III secolo avanti Cristo e significa parole di Dharma. Il Dharma deriva da una radice linguistica che significa sostenere e indica qualcosa di saldo, di stabile. Il termine è passato a connotare la legge che sostiene l'universo. Ecco perché è un libro veramente che ci dà una grande forza interiore. Espone il Dhammapada sotto forma di strofe poetiche, ne leggeremo alcune, i concetti fondamentali del buddismo antico. Quindi adesso io aprirò a caso, vediamo un po', ecco, pagina 116, raggruppamento di versi, 202. Ecco, non c'è fuoco come l'attaccamento, non c'è sventura come l'avversione, non c'è dolore come gli aggregati, non c'è felicità superiore alla pace. Che cosa significano questi versi? Significano che dobbiamo superare l'attaccamento a cose, persone e situazioni, perché l'attaccamento, cari, genera soltanto sofferenza. Ecco, è come un fuoco, non c'è fuoco senza attaccamento, è come un fuoco che ci brucia, che ci fa male. Non c'è sventura come l'avversione, anche l'odio, provare odio, guardate che fa più male a noi che non agli altri verso i quali proviamo odio. E non c'è dolore come gli aggregati, cioè anche stare insieme, ecco, quindi essere troppo aggregati, troppo attaccati l'un l'altro, ecco, anche nell'ambito della famiglia. Io penso che bisognerebbe lasciare più libertà, lasciarsi più libertà, ecco, nessuno deve essere padrone di un altro, eh? Quindi non c'è felicità superiore alla pace. Ecco, quello a cui dobbiamo tendere è la pace. È questa la felicità. Solo dalla pace può nascere la felicità. Vedo qui accanto un'altra serie di versi, di versetti 203. La fame è la malattia suprema. Le cose fenomeniche sono il dolore supremo. Quindi la materialità costituisce il dolore supremo. Avendo appreso le cose così come realmente sono, il nirvana è la felicità suprema, quindi l'annullamento totale è la felicità suprema. Ecco, lo dice anche il commento, questo mio commento, però lo dice anche il commento qui sotto. In questo contesto la fame indica l'avidità, il desiderio di possedere, mentre le cose fenomeniche sono fonte di dolore perché la loro natura è quella di sorgere, le cose materiali sono destinate a sorgere e poi a svanire. E poi a svanire. Il momento conoscitivo della via insegnata dal Buddha è molto importante. Solo chi ha veramente appreso la vera natura delle cose, cioè l'impermanenza, la non durata, le cose, cari, sono effimere.
Quindi impermanenti, prive di un sé, fonte di dolore, solo chi ha veramente appreso quindi la natura delle cose può conseguire la liberazione, cioè il nirvana. Ma cos'è esattamente il nirvana? Il nirvana è uno stato che trascende tutte le coppie di dati fenomenici e quindi al di là e al di là sia dell'essere sia del non essere. E anche al di là, quindi, della gioia e del dolore, e quindi è la felicità suprema, e possiamo considerarla come la prima nobile verità. Ecco, andiamo adesso al 204. La salute è il guadagno supremo, accontentarsi è la ricchezza suprema, la mutua fiducia è il parente supremo, il nirvana è la felicità suprema. Ecco, è chiaro che senza la salute non c'è nulla. È la salute il guadagno supremo, l'accontentarsi la ricchezza suprema. Se non ci si accontenta, non si sarà mai ricchi abbastanza. La mutua fiducia è il parente supremo. Ecco, quindi la fiducia reciproca, e quindi crea un legame quasi di sangue, fidarsi dell'altro, e che questa fiducia sia ricambiata. Ecco, quindi la mutua fiducia, la fiducia reciproca è il parente supremo. In questa strofa si mettono a paragone cose che secondo la saggezza popolare sono molto importanti. Ecco che la salute è senz'altro il bene che vale di più. La capacità di sapersi accontentare vale più di ogni possesso materiale, perché è la sola cosa che ci possa fare sentire veramente ricchi. E infine, la fiducia reciproca crea un'intimità più stretta di qualunque legame di sangue. Quindi la stessa cosa che vi avevo detto anche io prima. Proviamo adesso ad aprire qualche altra pagina sempre a caso. Allora, vediamo qui cosa abbiamo. Allora, versi raggruppati sotto il numero 51. Proprio come un fiore bellissimo, colorato ma privo di profumo, così la parola ben detta è senza frutto per colui che non la mette in pratica. Ecco, bellissimo, cioè non basta parlare, ecco, quindi le parole non hanno significato se non le mettiamo in pratica. Proprio come un fiore bellissimo, colorato e dorato di profumo, la parola ben detta è fruttuosa per colui che la mette in pratica. Ecco. Quindi la stessa cosa ribadita. Proprio come da un mucchio di fiori si possono realizzare molte file di ghirlande, così molte buone azioni possono essere realizzate dal mortale una volta nato. Ecco, quindi le nostre azioni sono come delle splendide, delle bellissime ghirlande di fiori. Il profumo dei fiori non va contro vento, né il sandalo, né il tagara, né il gelsomino, eppure il profumo dei buoni va contro vento in tutte le direzioni e fonde il suo profumo l'uomo buono. Quindi la bontà si espande in tutte le direzioni, ma io direi anche contro vento. Contro vento perché di solito il vento è quello alla portata delle masse che tendono a fare azioni di tutti i tipi, non si stanno a preoccupare se l'azione sia buona o cattiva. Ecco perché spesso l'azione dei buoni va contro vento ed è ostacolata dagli altri, ma vale la pena di esserlo. Di essere buoni. 55. Sandalo o tagara, loto o vassichi, fra questi tipi di profumo, il profumo della virtù non ha maggiori. Il profumo più bello è quello della virtù. Vediamo, facciamo un'ultima apertura. Ecco, se vi piacciono questi video davvero improvvisati, scrivetelo, io posso farveli anche tutti i giorni. Ecco, vediamo cosa ci è capitato. 178, ecco qua. 178. Il frutto dell'ingresso nella corrente è superiore alla sovranità assoluta sulla terra, all'andare in cielo, al dominio su tutti i mondi. Un po' complicati questi versi. Che cosa significano? L'ingresso nella corrente rappresenta l'atto di intraprendere la via buddista, entrando nella corrente del fiume che separa questo mondo, cioè il samsara, dall'altra sponda, il nirvana. Esso rappresenta il primo stadio sulla via della liberazione. Infatti, chi è entrato nella corrente rinascerà ancora 7 volte prima di conseguire il nirvana. Carissimi, questo video molto breve e molto improvvisato è finito. Non so neanche se lo caricherò, ma penso che avrò il coraggio di caricarlo. E a presto con altri video dalla vostra Patty. Un bacio a tutti.